E come promesso, il The Long Dark Day. Salve all'equipe e ben ritrovati in questo nuovo video. Questa settimana ho visto il vostro supporto per questa serie e quindi oggi doppio appuntamento. Lo avete voluto, lo volete, avete messo mi piace e avrete quello che meritate. Mi raccomando, continuiamo così con il supporto, un bel pollicione in su e prossima settimana ancora doppio appuntamento. Devo dire che questa serie sta crescendo e solamente grazie a voi. Anche perché questo è un canale molto survival e dobbiamo portare i giochi survival. Quindi, ancora una volta, un bel pollicione in su per il supporto. Andiamo a giocare. Let's go! <susurra> <susurra> <surra> <surra> ah ah. Ok, basta fare i deficienti, riprendiamo oh, Ma siamo a casa della vecchietta Stiamo, ma giusto Allora, cara vecchietta Ho fame, dammi da ta mangiare Nonna, ho fame, dammi da mangiare Sembra stanca, però parlare dopo gravare Ah, giusto, devo andarmi a fare un giro Avete ragione Devo lasciarla riposare, giusto È un'anziana vecchiotta La dobbiamo lasciar riposare, per favore eh? Mamma mia, che bella giornata oggi Qui, a Milton, in piena montagna Oh, no, no, no ma che fai? Mi pazzo! Quel lupo così a caso. Spero che non ci sia, eh? Io provo a uscire, ma spero che non ci sia, eh? E spero che non mi aggredisca. No, no, no. Satana, non puoi avvicinarti qua. Satana, non puoi avvicinarti qua, vedete? Eh? Adesso non mi fate vale più paura, sto affrontando The Forest. Ok, il lupo abbiamo scoperto che una volta rientrato in casa lui tornerà per la sua strada. Aereo precipitato di McKenzie. Dove è andato? Ello. È lì giù. Ok. Allora, effettivamente mi serve del cibo. E anche urgentemente. I corvi sono sempre lì sopra, come potete vedere. Cioè, non si schiotano, stanno lì, girano in tondo. Madonna, quanto dura questa carcassa? Non va mai in decomposizione? Allora, se il lupo è là, io me la posso svignare da quella parte. C'è qualcos'altro da quella parte. Perché non abbiamo visto tutto? Che ne so, qualche macchina, qualcosa nascosta. Che ne so? Dentro le macchine di solito c'è sempre qualcosa. Cerchiamo, no? Niente. Giustamente, fa fete? Fa fete? Non ci sono lupi? Adesso, oggi, in queste parti, bene? Sì, 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 benissimo. qua dovrebbe esserci qualcosa perché la scorsa volta non ci ho controllato. Bello questo buco di merda! Cappellino rogoro. Già cercato qui? Sono già entrato qui? Serio? Qualcosa? No, è tutto fuoto? Dovremmo procurarci altrove. Le nostre provviste. Fa vedere, fa vede un po'. Sento dei passi ambigui. Non mi piace. Eh? Anche se abbaiono. Comunque, sì, ho visto che i lupi abbaiano prima. Fa vedere che c'è nel cruscotto. Oh, barretta! Buono, buono. Possiamo manciare. Manciare, mancia. Mancia tutto. Se io ne approfitto. E arrivo a quella carcassa, vedo cosa c'è. Perché qui dietro non ci sono mai stato, io. Cioè, sempre per paura dei lupi, dei lupi, dei lupi, ma io non ci sono mai stato. Non dovrebbe esserci neanche nessun lupo adesso. E in più c'è una capannina lì sopra. Mangerei di tutto. Stiamo prendendo la carne, tranquillo. Tre kg e mezzo. Come faccio a lasciarla qua? Spero che nessuno mi aggredisca, dai. Rischio di congelamento, non va bene. Si sta alzando una bufera così tutto un tratto. la temperatura si sta abbassando. No, posso rischiare di morirci qua. Speriamo che si apra! Proprio una bella vista. La cassetta è in canatà, questa è! Eh. Fa troppo freddo per pensare. Stai tranquillo, troverò una soluzione. Spero che c'è una stufa. Ma siamo seri? Non c'è una stufa qui dentro? Sciarpa di lana. Questo è buono. Metti, metti. Non ce l'ho del cibo caldo, non l'ho. Cosa mi fa questa tazza di caffè? È fredda, cavolo. Mangia della carne che te la meriti. E ristorati. Poi, qui abbiamo trovato appunto scorta nascosta nella grotta. Ci sono delle provviste nascoste. Oh, Tesoro, eh? Questo mi piace Ci sono delle provviste nascoste sotto un mucchio di sassi in una grotta vicino alla torre Rai Grazie mille Le devo prendere Cosa abbiamo qui, eh? Diario aggiornato Qua! L'ho trovata Una zuppa di pomodoro Ricca e profumata, mangia la calda e ti scalderà il cuore Potrebbe persino rinviare di qualche giorno la morte per denutrizione Buonissimo Prendi... E un libro, ovviamente, che... Non è una fonte di conoscenza, ma bensì un qualcosa da bruciare. È una stupida felpa, non mi servirà. Non c'è niente qui dentro. Niente, nisba, nada, niente. Ovviamente fuori fa anche freddo, giusto? Fuori non fa freddo, fuori si gela proprio. Buona sapere. No, no. Ci sono, no, perché i lupi, no, non adesso i lupi, ti prego Oh, non posso neanche accendere lo stupido fuoco qui dentro Vabbò, allora, innanzitutto, eh, risorse necessarie Bevi, la fame, ancora hai fame, serio? Mangia, mangia, mangia Perché non me la dai sana? Ti ho dato un intero pezzo Io vorrei andare verso Grey Mother Molto più cosa gi giusta e saggia da fare Oh mio dio, che cosa ho visto! Cioè il lupo ha ammazzato un coniglio! Fa vedere un po' che cosa c'è dentro questa cassa, mi incuriosisce! Niente! Assolutamente niente! Qua sopra sto buttato fuori dal mondo, eh! In 30 minuti dovrebbe essersene andato? Meglio non stare qui in zona! No! Eh, no, 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 no! 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 Lo so che ti serve un posto dove riposare! Eccolo! No, è bloccato! Non ci credo! Non ci credo, è bloccato. Non ci credo, è bloccato. Entra. Mamma mia, qua me l'ho sfignata. Mamma mia. Dopo averci accenduto tutto, mi aveva quasi raggiunto. Ma avevo quasi raggiunto. raggiunto. C'è qualcosa per accendere? Dai, ti prego, cammino. Sì. Sì. Questa è una casa che non avevo mai visto, però. Aspetta, che mangiamo anche, ci riposiamo qua. Nuoto Niente di niente in questa dannata cucina. Oh, fagioli con maiale polverosi. 600 calorie. Cosa c'è nel forno? Niente, giustamente nel frigo. Niente. Ho qualcosa di ammuffito. Fascio di esca per fuoco. Che benessere. Posso tagliare una lampada di metallo. Sedia a tavolo là. Sottina di soda. Volevi scapparmi tu, eh? Un televisore al plasma? Mamma mia, che grande! Era di lusso questa casa, eh? Non fa niente. Prendi tutti i libri: libri, cibo. Prendi tutti, che sono fonti di conoscenza, fonti di sapere e anche dell'ottimo materiale da distruggere. Tutti vuoti, tutti vuoti. Non c'era niente in questa casa. Cioè, non hanno lasciato niente per me. Calzini sportivi, lascia. Ma ridotti e puzzolenti, aggiungerei. Il più semplice possibile. Questo è un fuoco proprio basilare, eh? E speriamo che si accetti. Così almeno cuocio la carne, sciolgo la neve, mi scaldo il cuore, vado a riposare, tranquillo proprio Se io riesco a far arrivare notte, è più probabile che dormendo mi risveglierò di mattina Butta dentro! Mamma mia, che paura Mi dovrò mettere al fianco al caminetto, quindi per mantenere il calore adeguato, insomma, no? Cuociamo tutta questa carne qua, una oh. No, no, ma che sei pazzo, sei un pazzo No, io sono un pazzo Ehm, uh, Maria di Rosa Canina... 15 minuti Rosa che noi pronto a fare un tè naturale a proprietà curative Allora proviamo con i rimedi naturali prima oh, oh 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 no stomaco No no cioè, no Prima che tu puoi Puoi morire Che sei pazzo Curati con questo Prendi antibiotici Io ho mangiato la carne Così a caso Perché Meno male che ho gli antibiotici a parte Queste sono fonte vitale Dai che è quasi calata la notte e Puoi andare a dormire Per favore Adesso bevi Mangia E vai a dormire io vi farei proprio un fagioli con maiale polverosi sì? In modo da mangiare Mettere qualcosa sotto i denti Meno male che l'abbiamo apriscatola Fonte di salvezza 600 perché è calda Buona mangiala Bam guarda come schizza al massimo proprio Bevi e vai a dormire letto per dormire che ne so, fatti 6 ore minimo, 1560 calorie e fame e non ho neanche riposato tutto, eh, non ho neanche ripreso tutto e in piena notte in più. Vabbè, facciamo un piccolo spuntino, una barretta di cereali, bevi una soda zuccherata, così almeno ti fa venire quella voglia ancora di più di bere, no? Rificati a letto, fatti un'altra 3-4 ore. Che male. Perché? Ancora! La rosa canina ce l'ho? Ce ne tanti di rose canine qua. Inizia a fabbricare quanto ci vuole? 15 minuti. Però come faccio a mangiarla? Non posso riaccendere il fuoco. Dovrò prendere un paio di antibiotici per forza. Finire questa scatolina. E dobbiamo assolutamente riposare. Che pazzo, che errore che ho fatto io! Curato! Dai, è così! Oh, si sta alzando anche il giorno e posso approfittarne per utilizzare la torcia in questi casi, no? Assetato, appetito, caldo. No, non c'ho niente di particolare. Meno male che abbiamo trovato questo riparo, perché sinceramente non so come avrei fatto senza. È giorno, avviamoci a casa della vecchietta. Così, all'avventura nella notte. Sta albeggiando adesso. Corri, che non si sa mai. Mi fa piacere. Cioè, ma vista abbagliato. Cioè, ti dico solo questo. Eh? Che ne so, facciamo una base qui o vediamo se Gray Mother ha fatto? Eh? È che non ci sono i lupi, ho paura dei lupi. Corri! Basta, fai il giro grande, passa sul porticato così nessuno ti vede. Dai, eh! Dai, speriamo che Gray Mother sia riposata perché è passata una giornata, non mi va di aspettare ancora. Prego, fa che Grey Mother acconsente a parlarmi. Come back, yes. I'm still looking for my friend. Anything you can remember might help. Dai, they said there were bad men. Who came from the tunnel. Your friend, the woman? She must have passed through there. Tunnel? Dov'è la galeria? Eh, bravo, E the, the, on the, the only way she could have gone. No, My Mother wants to know what happened in the night. Ho sentito le voci agri, i heard the angry voices, the angry wind, ma. Il resto è. un mistero. Vai nel tunnel e ti chiedo cosa ti trovi. What you find? Non mi vuoi dare il fucile, maledetta vecchia! Ma dimmi gli altri modi! Vemmelo! Una torcia dovrebbe bastare. No, serio? Grazie mille! Anche la zuppa mi ha data sta vecchietta. Perché non l'ho mangiata subito e calda. Blu, mangi che ci vuoi un bel suppone. Guarda là, l'aria pure invitante. Facciamo questa torcia, ok? Bastone, richiesti tre e io ne ho zero. Dobbiamo trovare questi bastoni. Io una torcia ce l'ho, però se troviamo i bastoni riusciamo a fare altre torce e mi difenderò meglio dai lupi. Lui la cosa che ringrazia è Grey Mother di avermi dato questo consiglio molto importante. È qua che devo andare, no. Eh no, cari miei, non si va da nessuna parte. Prima di avventurarci dentro quel tunnel, mi dispiace, ma ho bisogno di quelle razioni, altrimenti non si va da nessuna parte, non lo capite? Una volta fatto ciò, potremo tranquillamente avviarci dentro l'oscurità più malvagia. Questo episodio termina qui, mi raccomando, troverete il secondo episodio del giorno di The Long Dark Day, ore 18 in punto sul canale. Mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, spolliciate, condividete, iscrivete al canale se non siete iscritti, noi ci vediamo alle 18.